ma questo sonno sia tranquillo da bambino, sia che puzzi de un russare da francamente si ripetono senza te, una musica per pochi amici come 3 anni fa. Abbiamo fatto in qualche modo il racconto di una generazione, noi diciamo una generazione che al piombo preferì il vino, una generazione che è passata attraverso i propri fratelli maggiori cercando di emularli e di capire qualcosa. Uno di questi fratelli maggiori, tra l'altro, è qui stasera, è Patrizio Trampetti, che è l'autore di Un giorno prima. E dovete sapere che questo libro, in realtà, nel suo progetto primitivo, si chiamava Un giorno credo. Poi è diventato, a noi ci piaceva il blues, diciamo, dopo gli ultimi accadimenti generazionali. Però Un giorno credo, secondo me, e non soltanto secondo me, è una delle 10 canzoni italiane più belle degli ultimi 50 anni. Ma è nata appunto in quel periodo straordinario che erano gli anni 70, con i pro e i contro di questi anni. In una sera a Milano che tornavamo da un concerto e niente, poi le canzoni nascono senza una motivazione, nascono perché nascono. Infatti la scuola per diventare autori mi sembra una cosa veramente da alieni. In realtà è un'epoca, è lo spirito, è il, come si dice, il mood di un'epoca che c'è nel nostro libro, vissuto però senza nostalgia. È un libro, insomma, mi sembra allegro anche, non solo, ma anche di gente, di persone come siamo noi tutti, che non si guardano tanto alle spalle, ma che sanno da dove vengono, e questo è l'importante. Le parole di due autori come Antonio Tricomi e Giorgio Verdelli raccontano la musica ed in particolare gli ultimi 40 anni di storia della nostra città attraverso le memorie personali, a partire dai primi anni 70 vissuti nel quartiere di Fuorigrotta ed attraverso una grande passione per il blues ed il rock angloamericano, con personaggi reali e di fantasia, incrociando anche alcuni eventi che hanno segnato la vita di Napoli, come la visita di Andy Warhol o i concerti dei Rolling Stones e di Bruce Springsteen, così come altri traumatici, dal terremoto alle morti di John Lennon e Pino Daniele, e con i contributi di molti altri protagonisti e testimoni di questa narrazione, che si mantiene trasversale rispetto a generi, ambienti e generazioni. Il libro sulla musica ovviamente ha nella sua traccia principale Pino Daniele, ma non solo, con tanti artisti che hanno portato il loro contributo, la loro arte, segno sempre di più che Napoli e la musica rappresentano un legame per sempre, un legame nella storia e verso il futuro.